Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dissidia Final Fantasy, Opera Omnia versione giapponese, ed oggi parliamo del nuovo evento nel Jap che è praticamente appena uscito, ovvero l'evento che vi faccio vedere subito tramite banner del nuovo personaggio rilasciato in game, ovvero Kamlan Out. C'è anche da dire che sono stati rilasciati altri aggiornamenti, come ad esempio l'uscita nuovamente del saldo, cioè diciamo dello sconto per quanto riguarda le gemme con relativi armor token. È stata rilasciata una skin alternativa per quanto riguarda Shantotto, infatti la possiamo trovare all'interno del Gem Shop, al solito con l'esclusiva offerta da 9000 gemme con skin inclusa. Andiamo avanti con evento di Kamlan Out, disponibile fino al 25 di giugno, dove sarà possibile reclutare il nuovo personaggio, sarà possibile ottenere la sua 35 CP come armatura e 15 CP invece come arma di base. E poi successivamente il banner, che ovviamente tutti quanti stiamo aspettando, dove appunto avremo in banner il nuovo personaggio Kamlan Out, Shantotto e Rydia. Shantotto e Kamlan Out avranno a disposizione l'arma EX Plus, quindi aggiornamento per quanto riguarda Shantotto, che inizialmente è stata una dei primi a prendere il livello 70, mentre invece adesso si rinnova e diventa decisamente più forte, tant'è che per me è assolutamente lei la regina del ballo. Quindi Kamlan Out, un personaggio abbastanza standard, devo dire. Mi aspettavo forse qualche cosina di più. Ha delle meccaniche interessanti, che possono essere la paralisi e addirittura il fatto di dispellare un avversario, quindi direi che in realtà non è neanche così malvagio, però c'è da dire che è un pochino zoppica, perché ha delle meccaniche che forse sono un po' obsolete. Ma bisognerà vederlo effettivamente in azione, bisognerà vedere anche che cosa riesce. Bisogna vedere anche che cosa riesce a fare all'interno del gioco per poi dare comunque una valutazione completa. Oggi cosa facciamo? Facciamo un piccolo video pull, ma giusto un piccolo video pull, proprio perché essendo uscito il banner nuovo e negli altri banner ovviamente non mi interessa nulla, dato che ho praticamente tutto dagli altri banner che mi serve e soprattutto che mi interessa, volevo andarmi ad utilizzare questi ticket all'interno di questa badge, giusto per vedere cosa mi esce, giusto per vedere che cosa succede, in base ovviamente a quello che succederà, in base a quello che mi uscirà da questa badge, io potrò effettivamente decidere se magari investire le gemme o se stare fermo, anche perché per esempio Shantotto non ho nulla, Kamlan Out non ho nulla e Rydia forse ho 15 e 35 max limit breccate, che però ho venduto successivamente, quindi diciamo che non ho neanche più di tanto, per cui magari forse aspettare un pochino sarebbe la cosa più logica. Però dato che comunque a me la meccanica e il personaggio stesso di Kamlan Out mi hanno incuriosito tantissimo e soprattutto mi piace molto, volevo vedere se effettivamente potesse valerne la pena. Per cui prima voglio pullarmi questi ticket e poi decidiamo insieme il da farsi. Allora, cominciamo subito. Probabilmente non skipperò i ticket perché ne ho pochini e poi con la scusa facciamo una registrazione un po' più pulita, almeno per questa volta. Solitamente sapete che io skippo praticamente sempre i ticket, mentre invece questa volta decido di non farlo, anche perché voglio vedere come mi gira questo banner, voglio vedere che cosa esce, che cosa gira. Oddio, l'avete visto il doppio connecting? Non ci credo. Ok,
La 15CP, va bene, 15CP di Cam Lanout, ovviamente reclutato grazie alla meccanica del summoning, diciamo così, che se riesci a trovare l'arma ottieni anche il personaggio. Ok, era la 15, Madonna, mi stava venendo un attimo un piccolo magone. Mi sarebbe piaciuta anche la 35, a dire la verità. Ah, una Power Stone, così, giusto per non perderci d'animo. Ok, andiamo avanti. Allora, già tecnicamente abbiamo due 15, perché una la otteniamo dall'evento, una l'abbiamo ottenuta qua. Quindi sì, abbiamo tecnicamente già due 15, che non è male come inizio. Magari già maxare la 15 sarebbe effettivamente qualcosa di carino. Allora, i primi 10 ticket, bene o male, se ne sono andati. Ok, comunque orb azzurre, senza darmi l'illusione di nulla. Ok, Iridia, va bene. 15 di Iridia che comunque ho già a disposizione, quindi. Non mi interessa più di tanto. Tra l'altro Shantotto adesso è diventata davvero, davvero utile, dato che comunque dà l'imperil a praticamente tutti gli elementi, tranne forse all'oscurità, ho letto. Ho la 35 di Iridia, che dovrei avere già comunque anche max limit breakato. Infatti, sì, io di Iridia mi ricordavo di avere tutto. Effettivamente, mi ricordavo di avere tutto. Andiamo avanti. Oh, 35 di Cam Lanout. Buona. Buonissima. Assolutamente buona.
assolutamente buona. Ok, ultimi ticket, ultimi 4 ticket. The last one. Niente, va bene. Comunque, abbiamo già preso 15,35 di Gamlan Out. Direi un buon, tra virgolette, un buon acquisto. Non so se effettivamente fare una multi, anche perché in realtà effettivamente non avrei tutta questa possibilità anche di poter potenziare i personaggi. Certo, Shantotto diventa utile per l'imperil ai vari elementi, però ho già Lulu, ho già preso Lulu, ho anche Golbez, comunque ho a disposizione diversi personaggi che mi danno quel beneficio, per cui non credo che effettivamente mi convenga pullare più di tanto. Sì, effettivamente avrei Pandemona per poter farmare, per poter fare tutto quello che si vuole, però non, secondo me non ne vale tantissimo la pena. Sono contento perché ho preso la 15 e la 35, così magari giusto per provarlo un attimino si può fare. Posso provarlo anche un pochino in giro per vedere come mi pare personalmente questo nuovo personaggio, però per il resto è un pochino traballante, ecco, se così posso dire. Per quanto riguarda l'evento, invece, è l'evento classico, come lo abbiamo sempre visto noi, quindi classico evento con i vari stage e poi ovviamente i livelli Cosmos e i livelli Chaos. Per cui, come potete vedere, ci sono tutte le finestre che devono essere aperte. Le ricompense, vediamo un po' che cosa c'è come ricompensa, perché se ci sono dei ticket, infatti ci sono, sì, ci sono un paio di ticket, una ventina di ticket ci sono, quindi effettivamente potrei anche prendere questi ticket e continuare un pochettino a pullare per vedere un po' che cosa succede. Allora, facciamo così, faccio questo piccolo taglio, mi vado a prendere questi ticket e ci vediamo dopo. Eccoci qua con gli altri ticket che sono riuscito a prendere diciamo dall'evento. Mi ero scordato che oltre a quelli della Coop c'erano anche quelli che ti venivano assegnati scusate, al completamento degli stage. Infatti, come potete vedere, siamo ritornati nuovamente ad altri 36 ticket. Quindi vediamo che cosa riusciamo ad ottenere con questi ticket. Oddio, addirittura una orb dorata. Non mi usciva una orb dorata dai ticket da non so quanto tempo. Che è un'altra 15, quindi va bene. Quindi già ne abbiamo in totale 3. Quindi mi manca l'ultima per max limit breakarla. A questo punto possiamo anche skipparli i ticket perché ormai comunque non diciamo possiamo andare avanti perché già abbiamo registrato anche abbastanza. Quindi li facciamo così belli, rapidi, indolore. Beh, a questo punto spero di trovare un'altra 15 di Gamlan Out, così almeno la posso maxare senza perdere, diciamo, senza perdere Power Stone. E nel frattempo, anzi, guadagnare Power Stone, perché vendendola poi giustamente vado a guadagnarmi 4 Power Stone. Quindi vediamo cosa riusciamo ad ottenere. Di Shantotto ancora, tra l'altro, non ho ottenuto nulla, il che mi fa un po' paura come cosa, a dire la verità. Mi fa veramente paura un pochino come cosa. Ok, sempre tutte orb azzurrine, come sempre. Abbiamo avuto soltanto quella bella dorata all'inizio, ma niente di che.
Quindi altri 19. Ecco, un'arma di 18, però non è di quella che stavamo aspettando, non è quella che stavamo aspettando. Anche perché in questo banner, a dirla tutta, 18 è decisamente meglio. Diciamo che è il personaggio più forte in questa batch, quindi un'altra 15 di Lidia, buona, sempre sono Power Stone che non si buttano via. Adabelto, ti stiamo aspettando con ansia con il rework e tutto quello che ti daranno, anche perché gli altri ticket, quelli che ovviamente otterrei dalla Cosmos, dalla Chaos, dalla Hex, eccetera, eccetera. Non vorrei utilizzarli, non vorrei utilizzarli, quindi direi che così è il compromesso giusto. Non si era premuto. Bello, tutti bronzi, tutti argenti, tutti bronzi, due Power Stone, anzi no, due Power Stone no, una Power Stone e una 15. Vedete, quando i ticket danno, i ticket tolgono. Un'altra Power Stone. Che ripeto, non mi dispiace. Però, magari preferirei qualcos'altro di un po' più. Di un po' più prepotente. Ultimo ticket. Niente, non abbiamo neanche il miracolo dell'ultimo ticket. Va bene, a questo punto io vorrei farmi una sola multi. Vorrei farmi una multicina giusto per o trovare un'altra 15 di cam e maxarla o vedere effettivamente se trovo qualche cos'altro. Probabilmente me ne pentirò di questa multi, però la voglio fare, considerando il fatto che avrò la possibilità di farmare con Pandemon a breve, quindi direi che ci può stare, ci può stare. Allora, una multicina me la voglio fare, dai, una multi me la faccio. Orba argentata. Ok, cambio al 7. Madonna, una mono oro, no, però dai, per una volta che voglio fare una multi. Mamma mia, che schifo. Che schifo. Cioè, per una multi che ho deciso di fare, mi fai uscire una mono oro. Cioè, proprio a pesci in faccia. No, me ne faccio un'altra e poi chiudo. Basta. Una mono oro non posso accettarla. Se mi dà un'altra monoro, veramente chiudo tutto. Tra l'altro poi monoro di. Che non mi serviva. Vabbè, sì, qua. Va bene. Tutti bronzi. Mamma mia, un'altra monoro. Basta. Ok, questo banner non fa per me. Ok, abbiamo già sprecato abbastanza risorse. Va bene, spero che ovviamente per voi sia stato più fortunato il banner in generale. Spero che comunque i vostri eventi siano anche più fresh rispetto ai miei, perché comunque adesso dovrò mettermi sotto per la Chaos, dovrò mettermi sotto in generale per vedere effettivamente come snocciolare il tutto. Per il momento io vi ringrazio. E ci vediamo ovviamente alla prossima.